Bentornati in studio per le notizie del Corriere di Sciacca.it. Un funzionario del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana avrebbe ottenuto soldi da un imprenditore operante nel settore edile per velocizzare i pagamenti di lavori eseguiti. Sulla scrivania del funzionario sarebbero stati rinvenuti 3 pacchetti contenenti verosimilmente soldi, presentati alla consegna come caramelle. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza ai domiciliari emessa dal GIP sia nei confronti del funzionario regionale che dell'imprenditore, entrambi accusati di corruzione. Oggi, 4 novembre, anche a Sciacca è stata commemorata a livello istituzionale la ricorrenza dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. A nome dell'amministrazione comunale è stato il vice sindaco Gianluca Fisco a deporre 2 corone di fiori, rispettivamente al monumento ai caduti del mare situato dentro la villa comunale e al monumento al milite ignoto in piazza Saverio Friscia. Alla cerimonia odierna hanno partecipato anche i rappresentanti delle Forze Armate in pensione e gli alunni degli istituti scolastici di tutti i livelli, compresi quelli degli indirizzi musicali. Il sindaco Fabio Termine ha firmato un'ordinanza predisposta dal dirigente Aldo Misuraca che riprende tutte le principali norme nazionali e regionali riguardanti gli obblighi di registrazione dei cani all'anagrafe canina tramite microchip, la loro gestione e conduzione. Con l'ordinanza tutti i proprietari di cani di età superiore a 2 mesi e sprovvisti di microchip devono provvedere all'identificazione e all'iscrizione dei cani all'anagrafe canina entro il 31 dicembre di quest'anno. Una giornata di microchippatura gratuita dei cani padronali è stata organizzata domani su iniziativa della LAV, la Lega Antivivisezione, e dell'amministrazione comunale, assessorato al randagismo e ai diritti degli animali. L'appuntamento è per domani, sabato 5 novembre, in Piazza La Rosa, nel quartiere della Perriera, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. In caso di maltempo, gli organizzatori si sposteranno nella vicina ex chiesetta di San Sebastiano. Siamo allo sport, inizia oggi la stagione 2022-2023 della pallavolo regionale siciliana. Ai nastri di partenza anche il Volley Club Sciacca nel campionato di Serie C maschile e in quello di Serie D femminile. La società in questi 2 mesi ha dovuto affrontare il problema dell'impianto e la preparazione è iniziata in leggero ritardo. Purtroppo le partite casalinghe sia nella C maschile che nella D femminile si giocheranno al Pala Unità di Castelvetrano per l'assenza a Sciacca di campi omologati sia pubblici che privati. Il calendario propone domani sera l'esordio in trasferta contro la Don Orione Capacense per la squadra maschile in Serie C e contro la Sigel Marsala, sempre in trasferta, per la squadra femminile in Serie D. Per entrambe organico tutto locale. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Questo è il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.